Tu quando, se tu per esempio ti rompi una gamba, il medico ti dice devi portare per 2 mesi le stampelle. Poi tu dopo 1 mese, perché pensi di fare i cazzi tuoi, dici no, le porto 1 mese, già mi sento meglio, capito? Esatto. Invece loro ti dicono, non ti possono dire torniamo subito a posto, perché non lo sanno neanche loro, È la capito? stessa cosa. Quindi meglio andarci cauti, perché la prima cosa è la salute, poi uno fa quello che vuole. Ma guarda, io voglio però che, ma passiamo da un discorso a un altro, mi devi raccontare una barzelletta che ci deve stendere tutti, ti prego. Ma adesso come te la dico? Io pure ne conosco alcune, però No, ma lo so. tu sei più bravo di me a raccontarle. Tu sei un artista incredibile. Tutto. Certo, sì, scherzo, ho fatto proprio dei monologhi tipo Ricky Gervais. No, io devo dire che una che mi fa sempre impazzire, che è concettuale, è i due molto brutti, no? Che si incontrano, un lei e un lui, molto brutti sono. Quindi uno dice all'altro, ma perché non ci sposiamo? E lei dice, chi ci si piglia, capito? Qua è dura però farla capire Sì, ai questo sì. brasiliani e agli argentini qua è dura. Hay dos feos, vediamo dirla in spagnolo un po', no? In spagnolo come si dice? Che chulos. Qui si dicono che siamo chulos. E chulos, certo. Qua ti dicono, Saturnino, quanti anni hai? Qua ti chiedo, quanto sano stem, Saturnino? È il doppio tuo. Che lingua era? Il Il doppio. doppio. Marchigiano, il doppio. Il doppio. Beh, allora, scusami, tu hai 50 anni, io sono 25. Esatto, ho 50 anni. Tondi tondi? Tondi tondi perfetti. Mazza, oh. Ma ti vedi che sto alla metà sopra, vedi? Metà sopra. Esatto. Però Però non sembra. Oh. potremmo fare il fotomontaggio, se tu vai su con la testa. Esatto, come ha fatto Fiorello, hai visto? Esatto, e beh, quello sì. Come ha fatto Funziona così. Fiorello. Aspetta. Aspetta. Esatto, così, stai così. Però l'ideale sarebbe a metà, cioè tu ti prendi. Ok, Esatto, così, vai più su. aspetta. Cazzo, si vede proprio sta quarantena, non sappiamo più che devo fare. No, non si sa più. Non Cioè, so, dove cioè, cazzo che fa? cazzo fanno questi? Porca No, niente. miseria, non ce la facciamo, dai. Hai sentito Lorenzo sti giorni? Come no, sì. Salutacelo, ha fatto veramente una bella diretta con Piero. L'ho seguita tutta con grande piacere, mi sono Ah, certo, divertito. come no, l'ho seguita È anch'io. stata molto Seguita anch'io. molto bella quella diretta, molto molto bella veramente. Ma Lorenzo è sempre disponibile, un grande veramente. Poi Ignazio pure è andato a un suo concerto a Vienna Sì, e si è si sono visti sia con conosciuti. Io Ignazio. sono l'unico che ancora non riesce a conoscerlo. No, Non l'ho vabbè. mai conosciuto, mai. Mai. Ah, Allora, dai. aspetta, una volta, ma quando cantammo al Madison Square Garden con Laura Pausini nel 2013, che c'erano come ospiti Miguel Bosé, c'era Gloria Estefan, poi chi Venne c'era? lui? E c'era, perché a New York lui Sì. ci è Sì. venuto a trovare Laura quando cantammo con lei, ma nel 2013. Un saluto veloce Pensate. backstage e poi non ci siamo più visti, io non l'ho più visto. Pensate. Ignazio è venuto a Vienna. Lo so, infatti ce l'ha detto, solo che io purtroppo poi non ho avuto mai modo. Piero mi sembra che l'ha conosciuto in aeroporto. Sì, può essere. Sì. Piero l'ha conosciuto in aeroporto, erano insieme, Ignazio è andato a Vienna e io ancora non l'ho mai conosciuto. Vabbè, capiterà adesso. Appena finisce la quarantena, magari ci organizziamo, ci vediamo da qualche parte e stiamo insieme Ma con volentierissimo, con molto piacere. Mi Laura. sono Io visto con davvero. Ignazio prima della partenza per il tour degli Stati Uniti. A gennaio. Che sono stato a registrare giù in studio. Ah sì, ma sì, è vero, con Nico Arezzo. Esatto, È sì. grande Nico, Madonna, ci siamo divertiti eh. Ma tanto. non si può fare, non si può dire nulla, ma si può dire veramente che quel ragazzo Ignazio mi ha fatto sentire i pezzi
Cioè, dei È pezzi, forte, il sound, la voce incredibile. eh? È Poi sono forte, è forte. ragazzi. Vedi, devono uscire fuori sti ragazzi qua che hanno talento. Guarda. No, ma veramente, perché si ascolta veramente tutti i colori, la musica, senza fare nomi o giudicare, ma ci sono veramente ragazzi che meriterebbero Ma di... adesso, tra l'altro, questo qua è un periodo, credo che quando si potrà tornare, no? Che ci sarà maggior sicurezza, sarà fantastico. Ci saranno un sacco di robe che magari dovevano uscire prima, quindi usciranno e ci sarà ancora più attenzione. Scherzi, ma non so, ma tu pensa, ma stavo pensando prima che era uscita la colonna sonora di 007 con Billie Eilish, no? No Time to Ma Die. pure il film avevano preparato. Avevano preparato il film, che tra l'altro avevano fatto delle scene a Matera, hai visto? E come no, ma poi c'è Rami Malek, E oh, lì. Rami Malek, scherzi, mamma mia. Figata. Hanno bloccato tutto, no? Ma non so se credo che abbiano bloccato l'uscita. Cioè, Sì, nel senso hanno che il film bloccato era l'uscita. pronto. Sì. Il film era pronto, no? E ho visto pure il Sì, manifesto, già mi ero gasato. anch'io, perché poi, ma la colonna sonora a te è piaciuta? Quella un po' orchestrale fatta da Phineas, il fratello. Ma avranno senz'altro fatto una figata, no? Cioè, questo adesso poi è come dire, Sì, a è il me è loro piaciuto. momento, no? Quindi è. Ma tu hai sentito il pezzo che io adoro anche cantare di Phineas? Let's fall in love for the night and forget in the morning. È bellissimo quel pezzo. È un Ma pezzo che sì. dà. Ah, ma scherzi. I'm the boy that you thought that you could avoid. Don't waste your time and job. Tutto così, anche va in falsetto, fortissimo, chitarra in acustico. Ma chitarra acustico, ma sì, l'ha postato pure Mark Ronson, Mamma mia, che figata che ha quel pezzo. scritto che è una figata, infatti è figo. Bellissimo. Poi lui mi piace, ma tutto il disco è bello, il suo di Phineas. Ma Poi lui si adesso. chiama Pignas, come si chiama lui? Boh. Di nome? Il nome Pignas? Credo di sì. F si scrive Phineas, ma adesso non so la A pronuncia. Phineas, L'ho ok. pronunciato in italiano, ma adesso è uscito oggi, è uscito un nuovo pezzo di John Mayer fatto con Lee Brown, non mi ricordo come si chiama. Abbiamo incontrato John Mayer a Los Angeles, lo sai. Io Me l'ha detto, vero? sono il fan numero uno di John Mayer. Quella è la musica che a me piace di più. Quello è il mio genere preferito in assoluto. Non È un c'è, figo, lui è un va figo. sopra ogni cosa, tutto. C'è il pezzo, quel disco che fece Love on the Weekend, te lo ricordi? Come no? Ma adesso quello di John Mayer non l'ho sentito, come lo vado a sentire subito? Sì, non è uno dei migliori, ha un sound un po' R&B, ha dei pad un po' Ah. particolari, perché è un featuring, quindi non è. È il pezzo dell'altro, capito? Lui ha fatto solo Ah, ha fatto un una featuring. schitarrata. Chitarranza. Sì, Oggi ha compiuto 50 anni Your Song, l'album dove c'è Your Song, Elton ah, John. di Elton John, 50 anni. 53, rendi conto? Madonna, quel pezzo è talmente contemporaneo che lo suoni, sembra scritto ieri. È incredibile, 50 anni, 50 anni. C'è C'è l'età tua, Your Song. 50 anni Your Song, capito? Quindi è anche My Song Today. It's your song today. Me la canto da solo stasera. Cantiamola un po', facciamo come fa. It's a little bit funny, this feeling inside. Not one of those who can easily hide. Don't have much money, but boy, if I did. Come and Na watch na na if na I na. swear we both could live. Che pezzo incredibile. L'hai sentita la versione quella Di Ellie Goulding. no, di Ian McGregor col tenore? Quella No. che sta in Moulin Rouge? Può darsi che mi è sfuggita, porca No, miseria. c'è il film Moulin Rouge, la colonna sonora è pazzesca, no? Che l'ha arrangiata Craig Armstrong, che è quello che fa, è uno che fa colonna sonora. Miseria, ma faccio brutta figura. No, 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 ma è figa perché c'è sto tenore che fa e c'è Craig che fa tutta la canzone normale, no? Oh, più don't mind. Esatto. Oh.
Oh, questi mi salutano pure dal Giappone, che meraviglia, guarda, da tutto il No, mondo. ma anche da San Marino scrivono, guarda. Va bene, dai. Che ore sono? Si è fatta l'una e mezza. Gian, secondo me rimorchia più di Ezio Greggio. Che grande lui, fa tanto ridere. Numero uno, veramente. Infatti dice anche la versione di Lady Gaga è meravigliosa, bellissima la versione di Lady Gaga. Sì, la conversione di Lady Gaga la conosco. Vabbè, ma Lady Gaga. Ma perché il disco prodotto da Mark Ronson di Star is Born, che cos'è? C'è anche un pezzo, Dico, c'è anche un pezzo che canta, cosa, come si chiama? Bradley Cooper. Maybe sì. it's time, non so se... Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. Bellissimo. Ma infatti ci ha vinto l'Oscar da bagno, capito, con quel disco. E non è sulla caldaia. Esatto. Ma chi è che vince? Mio fratello fa due risate. È lui che vuole le barzellette. Ha detto: fatti vedere la barzelletta. Solo che non ci è piaciuta tanto quella di prima. No, era brutta, eh. Era un po' sforzata. Mi sono messo a ridere tanto per farti piacere. Già fa un po' di freddo, di là. Va bene. Ragazzi, io vi auguro una notte stupenda, Notte ricca di meravigliosa. emozioni. Bornavo premium, via. Saturni, quando vuoi Allora ci rimorchio più di sentiamo. Bradley Cooper. Non esageriamo, casomai Saturnino rimorchia più di Bradley Cooper. Oh, Sì, ragazzi, io sto periodo rimorchio. Saturnino è una macchina da guerra. Scherzi. It's a sex machine, war machine. Dai. Peace and love. Pisellon. Se l'on è così. Oh, qui sotto c'è un commento a tuo fratello, lo saluta Luca. Qua dice che tu rimorchi più di Gerry Scotti. Gerry Scotti. Dai, va bene. Buonanotte, state Buonanotte. bene. Ciao, Saturno, ci sentiamo. Ciao. Ciao. Ciao, state belle cose, state belle Tante belle cose. cose, che la salute, prima di tutto. Esatto. Ciao. Buonanotte a tutti, buonanotte a tutti.